L'Agba Omer e l'intervista a Rav Riccardo Di Segni. Il museo ebraico tra quarantena e ripartenza. La fine del lockdown in Israele. Il Centro per l'Arte Contemporanea di Tel Aviv. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con Shalom Channel, la prima web TV ebraica italiana. Continuiamo ad offrire una panoramica di alcune notizie dal mondo ebraico pur lavorando in smart work e attenendoci alle prescrizioni previste dal governo per la fase 2. Speriamo di poter riprendere presto le nostre attività regolari. Passiamo ai servizi. Lunedì 11 maggio, corrispondente al 18 del mese di Iyar del calendario ebraico, sarà la vigilia di Lag BaOmer, 33esimo giorno dell'Omer. Il rabbino capo di Roma, Rav Riccardo Di Segni, ci spiega il significato di questa ricorrenza alla luce di un'interpretazione che resta attuale, soprattutto quest'anno. 7 settimane che vanno da Pesach a Shavuot sono i 49 giorni dell'Omer, un periodo in teoria allegro, di attesa felice, che separa l'inizio della mietitura dell'orzo dall'inizio della mietitura del grano. Nella storia, però, in questo periodo si sono verificati diversi eventi negativi, come all'inizio del secondo secolo, quando, proprio in questi giorni, vennero a mancare tutti gli allievi di Rabbi Akiva, 12 o 24.000 a seconda delle tradizioni. Forse persero la vita nella rivolta di Bar Kokhba contro l'occupazione romana, ma le interpretazioni sono molteplici. Di che cosa morirono? Qua la tradizione ci dà delle notizie abbastanza criptiche, direi quasi in codice. Morirono di Ascara. Ascara, Aleph Samech Kaf Resh Aleph, è un termine che di discussa etimologia. Si tratta di una malattia terrificante che un tempo metteva vittime, adesso siamo riusciti a debellarla, ed è la difterite che colpisce per soffocamento. In mandafonti un po' successive si dice che il 33esimo giorno dell'Omer l'epidemia finì. La festività di Lag BaOmer in questo periodo molto particolare può assumere un significato particolare, possiamo dare un certo tipo di interpretazione alla luce anche dell'attualità. Lag BaOmer è sostanzialmente una data che non è tutta questa grande festa, ma significa che da quel momento si riprende una vita normale. Se uno conta che l'Omer è di 49 giorni, 33 corrisponde ai 2/3 dell'Omer, e quindi questo ci fa pensare che i peggiori tunnel alla fine hanno una luce. E quindi bisogna avere un minimo di fiducia che questa luce compaia alla fine. La versione più ampia dell'intervista la potrete trovare sul nostro canale YouTube e sui nostri social. Cambiamo argomento. La cultura non si ferma è stata l'iniziativa promossa in queste settimane di quarantena dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Tra i vari enti comunitari, anche il Museo Ebraico di Roma ha risposto all'appello e ha coinvolto il pubblico a casa con creatività ed entusiasmo. Sara Milano ha intervistato per noi la direttrice del Museo Ebraico, Olga Melasecchi. Una prestigiosa collezione di antichità, oggetti sacri, tessuti preziosi, importanti documenti storici e opere di artisti contemporanei. Con questa enorme ricchezza e varietà, il Museo Ebraico di Roma racconta la presenza ebraica di oltre 2000 anni nella città eterna. Accoglie quasi 100.000 visitatori l'anno e per l'emergenza sanitaria ha avviato una serie di iniziative sui canali social. Abbiamo realizzato dei video in cui ho partecipato anch'io, facendo vedere degli oggetti del museo di cui avevo le immagini fotografiche, tutto da casa ovviamente. E altre guide hanno presentato anche altri lavori. Poi abbiamo organizzato anche sempre virtualmente dei laboratori didattici per i bambini. Non sono mancate stimolanti collaborazioni con gli altri musei appartenenti alla rete Italia Ebraica, iniziative che continueranno nel futuro. Abbiamo deciso con altri musei ebraici di realizzare un video collettivo e parlo del Museo Ebraico di Firenze, di Venezia, del Museo Ebraico di Bologna, del MEIS di Ferrara e del Museo di Casale Monferrato. E abbiamo realizzato in particolare in brevissimo tempo un video collettivo per augurare Pesach
Quindi partendo dalle immagini della Grada di Pesach, ogni museo ha parlato di usanze, di oggetti contenuti nel loro museo, riferibili appunto alla festività di Pesach. Il museo si prepara a riaprire le porte al pubblico il 18 maggio, adottando le misure di sicurezza previste dal governo. Un invito a tutti i cittadini a visitare e sostenere questo prezioso tesoro di Roma. Andiamo in Israele adesso. Il prossimo 15 maggio, sperando che i contagi non aumentino nuovamente, è prevista la riapertura di bar, caffè e ristoranti, mentre altre attività sono già ripartite. Ci racconta tutto Fabiana Magri. Il chiasso, non ancora la folla di turisti, è tornato a riempire Machane Yehuda a Gerusalemme e Shuka Carmel a Tel Aviv. Si allentano le misure anticoronavirus in Israele. Il governo ha autorizzato la riapertura di centri commerciali, mercati all'aperto, palestre. Adesso Tel Aviv scalpita per riaprire bar e ristoranti, simboli della movida travolgente della Non Stop City. In una conferenza stampa al sapore di festicciola, con tanto di shot alcolico mattutino, il sindaco Ron Huldai e l'associazione dei ristoratori hanno annunciato l'intenzione di ripartire entro il 15 maggio, un mese in anticipo rispetto al resto del territorio nazionale, dove il governo ha fissato come data metà giugno. La sicurezza resta la priorità. Non si abbassa la guardia, anche se da giorni a Tel Aviv non si registrano nuovi casi di Covid-19. Menù usa e getta, bottiglie di gel sanificante su ogni tavolo, rigide regole di igiene e di distanziamento fra i tavoli. What we are doing right now is actually working a lot with our staffs to make sure they understand the importance of keeping the hygiene, keeping their masks on, their health on, always communicating with one another if they were here, if they were there, keeping the distance between the tables. We took out tables because we understand it cannot longer be as crowded as it was before. It's supposed to be 40 centimeters between tables. Less tables, of course, less chairs. But we got the permission from the CDO, and our CDO is working actually with us, the owner, the business owners, and they're giving us that possibility to spread around much more than what we could have had before. In questo modo, stima il comune di Tel Aviv, ogni esercizio potrà lavorare al 70% della capacità. Restiamo in Israele per vedere come sta ripartendo il Centro per l'Arte Contemporanea di Tel Aviv, il cui direttore è l'italiano Nicola Trezzi. Tel Aviv riparte anche dai suoi spazi culturali, dalla scena artistica vibrante e vivace che è parte del DNA della micrometropoli del Medio Oriente. Prima dei grandi musei sono intanto tornate in attività le gallerie d'arte e il CCA diretto dall'italiano Nicola Trezzi. CCA, Centro per l'Arte Contemporanea di Tel Aviv, è un'istituzione che non colleziona, quindi non siamo un museo, ma siamo comunque una identità non profit. E siamo focalizzati alla produzione e commissione di progetti di artisti contemporanei viventi che operano in Israele e altrove. E se la chiusura forzata ha bloccato il calendario delle attività, per certi versi è stato un momento importante di riflessione, un tempo guadagnato che Trezzi ha dedicato a nuove pubblicazioni e al potenziamento dei social network del centro. Anche lo staff si è rinnovato. Abbiamo tre nuovi membri del nostro staff, una nuova assistente curatrice, una nuova manager per le pubbliche relazioni, un nuovo manager per l'ufficio. Fino al 20 giugno rimarranno esposti i lavori dell'artista Sharif Waked. Una mostra assolutamente imperdibile, con opere mai mostrate in Israele prima, sebbene l'artista è nato a Nazareth e si è formato a Haifa. E nelle nuove circostanze, anche sociali, i programmi sono tutti da rifare. Stiamo anche pensando a quali mostre avranno un senso durante questo periodo, non creando una sorta di legame artificiale, ma vedendo nel nostro programma futuro mostre che già senza questa condizione sarebbero state un modo per riflettere. Per oggi è tutto.
Vi ricordiamo che potrete rivedere le passate edizioni del nostro notiziario sul canale YouTube Shalom Channel e inoltre andate sul nostro sito www.shalom.it e su tutti i nostri social per ogni aggiornamento quotidiano. Buona settimana e Shalom!